Si è conclusa al Teatro Flaiano di Pescara la 30ª edizione del premio Borsellino, organizzato come ogni anno dall'associazione Falcone e Borsellino in collaborazione con l'associazione nazionale Magistrati per l'Abruzzo e da quest'anno anche in collaborazione con Legambiente. Una cerimonia di premiazione che si è svolta come di consueto alla presenza di tantissimi studenti, perché proprio a loro che è diretto questo messaggio della lotta alle mafie in favore della legalità. Tanti sono stati i premiati di questo premio che, lo ricordiamo, è stato istituito il 2 dicembre del 1992 dal magistrato Antonino Caponnetto. Il premio è stato seguito in diretta anche dalla nostra emittente su Rete 8, appunto, e con la telecamera di Andrea Berardinelli. Adesso vorremmo anche raccontarvi alcune delle voci di questa giornata, di questa mattinata speciale. Luigi Savina, presidente del premio Borsellino e già vice capo vicario della Polizia di Stato, come si può raccontare l'impegno per la legalità ai tanti ragazzi che ogni anno presenziano questo premio? Facendo intervenire persone che ricevono questo premio, che per il loro percorso professionale, magistrati, investigatori, giornalisti, docenti, hanno fatto della loro vita un impegno per la legalità, la speranza di questi e l'augurio, ma anche un minimo di certezza, che questi messaggi che i ragazzi hanno sentito, che provengono da più parti, da persone che fanno lavori diversi sulla legalità, possono suscitare in loro la curiosità, la voglia di parlarne fra di loro. Come ho detto alla fine del mio breve intervento, il essere testimone della legalità, non c'è miglior veicolo sulla legalità che un ragazzo che ne parla e ne convinca altri ragazzi. Marcel Padovani, giornalista e autrice del libro Cose di Cosa Nostra. Oggi come si può parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alle nuove generazioni? Si può raccontare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino soprattutto non come degli eroi, perché un eroe è qualcosa che è al di fuori della nostra sfera, della nostra realtà, dei nostri pensieri. Loro non volevano essere degli eroi, ma dei servitori dello Stato, e lo sono stati, servitori dello Stato, molto efficaci l'uno e l'altro, molto assieme. Essendo degli esempi, sono delle persone che ti invitano a impegnarti, a essere serio e a difendere la legalità da ogni punto di vista. Io credo che la loro lezione si rivolge non solo alla magistratura, alle forze dell'ordine, ma si rivolge ai cittadini, sia te seri e sia te impegnati. Tra i premiati di questa 30ª edizione c'è stato anche Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, che ha ritirato appunto il premio nella sezione legalità. Melillo ha parlato dello sforzo necessario, del dovere della memoria che porta con sé anche il dovere di continuare a cercare la verità e la giustizia. Per la sezione del giornalismo c'è stato anche un premio attribuito al direttore di Rete 8, giornalista e collega appunto Carmine Perantuono. Noi siamo giornalisti, lo dico a nome della nostra proprietà, della nostra redazione, che è onorata di questo straordinario premio. Siamo giornalisti e quindi facciamo il nostro dovere, il nostro mestiere al servizio dei cittadini che soffrono, che hanno qualcosa da denunciare, che hanno anche dei soprusi da denunciare. Anche a noi è capitato, abbiamo ricevuto delle minacce, noi abbiamo sempre reagito facendo il nostro mestiere. Facciamo semplicemente lo sforzo di raccontare, lo facciamo perché siamo ispirati dalla Costituzione italiana, da quel meraviglioso articolo 21 che dice: siamo liberi noi e difendiamo la nostra libertà di raccontare. Lo facciamo anche per esempio reagendo alle troppe, che iniziano anche in questa regione a dilagare, querele temerarie nei confronti dei giornalisti che vengono dai veri indagati, che vengono da coloro che commettono le cose che noi raccontiamo. Per noi il premio Borsellino è una parte integrante anche del nostro sforzo di essere presenti sul territorio. Due cose: antenne dritte, sono le antenne che voi dovete avere come sentinelle della legalità, è stato detto, perché va percepito qualche segnale. E poi le antenne dritte le teniamo noi, perché dobbiamo diffondere, disseminare il territorio dei vostri messaggi, e schiena dritta, che è quella che i giornalisti sempre hanno. Grazie direttore.